Ciao a tutti e a tutte, buonasera, benvenuti alla Ba. Mi chiamo Gianmarco, non sono con voi perché non posso esserci, ma avrei voluto esserci. Perché siamo qua? Questa è la domanda che dobbiamo farci un po' tutti e tutte. Perché questa domenica abbiamo deciso di essere parte di un'assemblea popolare dal basso contro l'alto, qua alla Ba. Beh, siamo qua per un motivo preciso, per decidere il sindaco di Bologna. Siamo qua alla Ba e non siamo a Imola, al Festival dei 5 Stelle, perché noi interessa Bologna innanzitutto e perché non ci piace in nessun modo un partito azienda. Ci piace invece costruire imprese sociali e politiche, sempre comuni e non copiare di brand affittati da terze parti con logica padronale. Perché facciamo un'assemblea elettorale alla Ba? Perché dobbiamo deprovincializzare un dibattito che è stato sempre più percepito da parte nostra come viziato. Questo dibattito è fondato su un'antinomia che è diventata una gabbia. Da un lato, movimenti sociali che lottano al meglio delle loro possibilità e sul campo di loro competenza. Dall'altro, rappresentanti senza lotta, chiusi nel palazzo. Io credo che non vi sia separazione tra chi lotta e chi vota. Tra chi lotta e chi propone soluzioni alternative radicalmente diverse per il governo della nostra città. Penso, insomma, per dirla diversamente, che meno lotte non significa più voti, e che più lotte vogliono dire invece più voti, e che maggior voti significa aiutarci tutti e tutte a cambiare la città in cui viviamo. Penso, per dirla con una frase, che quest'anno, nel 2016 a Bologna, per le amministrative, votare significhi fare conflitto, tanto quanto bloccare i cantieri del People Mover. Dobbiamo fare entrambe le cose, votare e lottare. Quando parliamo della casta, che è un tema a noi caro, dobbiamo intenderci. La casta non sono soltanto i politici. Questo ci differenzia molto dai 5 Stelle. La casta sono la cricca dell'alto, dentro cui ci sono i politici, i professionisti del fallimento, ma ci sono anche chi ha sempre comandato in questa città e che ha usato i politici per continuare a comandare questa città. Entrambi sono casta: banchieri, dirigenti di fondazioni, rettori, baroni universitari, padroni della rendita, politici. Questa è la casta. Noi siamo qua per offrire una soluzione diversa alla nostra città. Il basso contro l'alto. Certo, in questa città la politica ha fallito, il centro-sinistra ha fallito, il centro-sinistra non esiste più e non deve tornare più. Chi comanda il PD è una cricca interessata agli affari, comandata da signori delle tessere. Quando abbiamo fatto un referendum sulla scuola, se ne sono fottuti. Abbiamo fatto un referendum sull'acqua, hanno fatto i selfie e poi hanno fatto così nei loro esiti. Diritto alla casa? Il diritto alla casa è rappresentato in questa città dal fatto che è libero il bambino buttato per la strada da via Solferino 2 giorni fa, oggi è alla Ba. Diritti civili? Il muro di Atlantide parla per tutto. Progetti per la città? People Mover, Passante Nord, Fico e un albergo a 5 stelle al posto di La Ba. Quando parliamo della tragedia di Merola, parliamo della loro incapacità, sua e del PD, ma anche della loro impotenza. Quando parliamo di casta, insomma, parliamo di tutto questo mondo dell'alto, che finora ci ha promesso soltanto un futuro in presente di precarietà, di sofferenza, di povertà e senza democrazia. Questa casta deve andare via, tutta, non solo la parte politica. E allora torniamo a noi, perché siamo qua oggi? E perché lo facciamo prendendo la parola in maniera così rumorosa? Perché per fare una proposta nuova in città servono 6 punti e su questi 6 punti noi vogliamo chiamare tutti e tutte ad esprimerci. Primo punto, prima condizione della nostra partecipazione, un progetto aperto con hashtag tutti insieme, non ci sono barriere all'ingresso per partecipare. Tutti coloro che vogliono partecipare debbono poter partecipare. Una testa, un voto. Non ci sono barriere d'ingresso. Secondo punto, vogliamo una proposta civica, non vogliamo partiti. Terzo punto, la missione contro il PD e la destra. Quarto punto,
Vogliamo facce nuove, nuove leadership. Chiediamo a tutti di mettersi a disposizione e di rinunciare alle carriere personali, alle poltrone. Non siamo qua per garantire poltrone, siamo qua per costruire un percorso maggioritario in città che ci faccia vincere le elezioni. Quinto, non ci interessa la rappresentanza, essa è finita. Ci interessa il governo della città e dimostrare che si può governare in maniera diversa Bologna. Sesto punto, ed è il punto qualificante della riunione di oggi. Noi siamo quelli del basso e lottiamo e votiamo contro quelli dell'alto. Questi sono sei punti attorno ai quali vogliamo costruire un progetto che sia unitario e convergente. Quando dico unitario intendo un solo candidato o candidata sindaco e una sola lista. Va in campo una sola squadra. Tutti e tutte devono concorrere a questa squadra. Davvero, questa volta, al meglio delle nostre possibilità, noi, donne e uomini di La Bae del TPO, non permetteremo alla sinistra di buttare via l'ennesima occasione della sua vita. Quali sono le parole chiave attorno alle quali ci piacerebbe confrontarci con tutti noi e tutte voi oggi? Primo, Bonalè. Bonalè è un hashtag che useremo molto nei prossimi mesi. Bonalè è una parola che usiamo spesso a Bologna per dire brisa, riga, è finita, andate via. Ha un'etimologia popolare interessante. Per certi versi, e questa è una storiografia orale che ci piace più delle pagine scritte su Wikipedia, ricorda quando i bolognesi salutarono così l'uscita dei francesi dalla città di Bologna. Bonalè, andate via. Ci interessa una logica processuale, ci interessa la democrazia. Almeno una testa e un voto, ma attorno alla democrazia si può fare ancora di più. Convergenza. Eccoci, eccovi. Queste sono le parole attorno a cui vogliamo costruire un comune progetto elettorale. Parliamo anche di una cosa nuova. Parliamo del fatto che intorno a questa scommessa incredibile, che deve riguardare tutti e tutti, in cui non c'è un noi e voi, siamo tutti che ci mettiamo in gioco. Parliamo di una scommessa in cui non ci rivolgiamo al popolo della sinistra, perché non vi è un popolo, non vi è una sinistra. Vi è una nuova composizione del lavoro, della cittadinanza, che può essere forte e potente se ben evocata. Servono idee nuove, un linguaggio nuovo, uno stile di leadership nuovo, diverso, capace di chiamare questo nuovo popolo, questa nuova città a diventare tale. Per questo diciamo, non è un problema di attualizzare vecchie idee che non si sono mai verificate. Quando abbiamo una buona idea in testa, però vediamo che la realtà va da un'altra parte, allora forse non era una buona idea e la realtà sbaglia. Forse la realtà ci dice come devono essere le cose e noi dobbiamo cambiare le idee e le teorie che abbiamo avuto finora. Non ci presentiamo a queste elezioni per riproporre il vecchio, perché c'è alto contro basso, ma c'è anche vecchio contro giovane in questo momento a Bologna. Noi vogliamo scoprire parole nuove, progetti nuovi e anche modi nuovi per stare insieme. Per questo diciamo che quando il popolo pensa, i partiti muoiono e il palazzo trema. Buon lavoro, tanta forza a tutti noi. Ce la faremo. Bologna 2016 sarà la nostra Bologna. Grazie.